Luca Miotto, è stato bravo, molto bravo, leggermente in ritardo con la salita delle canne, però è arrivato. Ah, guarda il compasso, sì, larghissimo. Sì, larghissimo. Sì. Evidentemente si trova bene, è poco usuale, anzi non si vede proprio un compasso così ampio delle gambe. Evidentemente vuole un appoggio da tiratore di tiro a segno quasi, da carabina. Bravo, sono tre destri di seguito sparati con la stessa grande tranquillità, Davide, li ha seguiti, non ha avuto fretta. Sa che la gara non è facile da portarla a termine, deve avere la tranquillità, come dice Albano Pera, un piattello alla volta senza pensare a quello che è stato prima, guardare sempre l'uscita dalla buca. Mezzo sinistro, media altezza. Centrale ma molto alto, Davide. Portare sì. Sulle canne non è facilissimo. Forse ha aspettato un decimo di secondo in più, ma l'ha coperto molto bene. Ma con un minimo di tranquillità. È giusto portarli in questo momento. Si sistema con grande cura il fucile alla spalla centrale e ha carattere il tiratore slovacco, lo sta dimostrando. Davide, non bellissimo da vedere lo slovacco, ma molto molto efficace. Va tutto bene. Ah, con gli occhi, non può. Certo, assicura, è un volto che assicura sempre Albano Pera. Credo potrebbe rassicurare qualsiasi cosa. Allora, dodicesimo turno. Questo era più complicato, era un centrale, ma in realtà dalla posizione della pedana lo slovacco se l'è ritrovato leggermente sulla destra. È anticipato molto. La stessa cosa ha fatto molto bene Miotto, anticipato. Mancano soltanto tre piattelli, vediamo se ci sarà bisogno di uno spareggio per stabilire chi sarà il nuovo campione mondiale juniores, o se invece bastano solo questi tre colpi. Allora, lo slovacco, tre piattelli a termine, tredicesima tornata. Che sente, sospirone. La sente, sa che un errore potrebbe essere fatale. Eccolo qua. Eccolo l'errore. No. Sembrava, non l'hanno chiamato, a me sembrava uno zero questo. Però loro vedono meglio di noi, sono in pedana, soprattutto conta il loro giudizio, il giudizio dei giudici. A me è sembrato che il piattello fosse andato via, però insomma. No, è stato assegnato. Anche a me sembrava per un attimo che fosse rimasto dietro, invece. Penultimo, quattordicesimo piattello. Questo l'abbiamo tiene, visto. Tiene molto bene. Aia. Stiamo rivivendo un qualcosa che abbiamo vissuto poco fa. È nelle canne di Filip Praj. Se rompe Filip Praj, è il nuovo campione del mondo juniores, titolo che si è sudato, guadagnato attraverso uno spareggio e che nessuno gli può togliere. Titolo senza scuse. E così è, titolo senza scuse. È suo, se l'è guadagnato, nonostante un ottimo Luca Miotto che ha avuto una flessione soltanto nel momento topico, nella finale. Tre errori purtroppo per l'italiano, un altro argento, e speriamo di migliorare domani a questo punto. Noi abbiamo ancora 5 minuti prima di restituire la linea al canale. Vediamo se riusciamo a far
a farci dire qualcosa da Luca Miotto, giusto un istante, strappandolo a quello che è il cerimoniale abbastanza rigido dei due finalisti affiancati per foto, per la grafica. Posso farti una domanda? Dipende, io ho sempre paura. Ma all'inizio che cosa ti ho detto? Chi era l'avversario da battere? Filip Praj. Sì, ma sarò ma profeta oppure se capisco qualcosa di questo sport? Ti inibirò la parola poi. Albano, ho detto allora, Varga è da evitare, Praj è da evitare. Ecco, allora, mi dicono che sono un falso profeta. Ecco, allora Beh, da evitare. Albano ovviamente, Albano Pera, commissario tecnico della nazionale italiana. Allora, due begli argenti. Dobbiamo dire così, no Albano? Esatto. Però, accidenti, con Pellielo mi sono morso un dito. Beh, lì c'era un problema dell'arbitro, come al solito, quell'arbitro tutte le volte non ci ha dato il tempo per prepararsi. Esatto. Ogni volta gli dava stress, non riusciva, ogni volta che arrivava la seconda pedana non gli dava il tempo per prepararsi. E lui ha perso il tempo e purtroppo ha fatto gli zeri in quella pedana. Certo, certo. Questo è un modo di arbitrare sbagliato, questo arbitro lo conoscevamo da tempo, già ci aveva dato uno zero quando eravamo agli European Games, zero che non era stato fatto, e adesso ha arbitrato in questa maniera, e gli hanno dato il premio, invece di toglierlo dalla circolazione, gli hanno dato il premio, gli hanno fatto arbitrare era l'arbitro il di mondiale. Baku, sì. Era l'arbitro di Baku, esatto. Allora, la risposta che ci ha dato, ma che sicuramente ha dato prima a te Giovanni Pelliello, è che dovrà adesso lavorare su questo nuovo aspetto.